Ok, quindi riprendiamo se non ci sono domande, richieste o qualunque tipo di osservazione, sentite ovviamente liberi di farle, continuiamo il nostro percorso, nel senso che sin dall'inizio di questa mattina abbiamo appunto parlato di questa, mandi le slide per cortesia, parlato di questa appunto doppia valenza o appunto questo essere, questo coniugare questi due aspetti del social business, uno sull'aspetto dell'impatto, quindi del modello di impatto, e l'altro sull'aspetto del modello di business. Abbiamo cercato di capire in che senso queste e come in passato o comunque nel recente presente la sperimentazione e l'innovazione ha generato dei casi interessanti in cui le due anime stavano insieme e abbiamo fatto appunto un primo abbiamo capito qual è il tipo di modello, qual è uno strumento, una logica di analisi che possa essere utile per capire, progettare, analizzare il modello di business di un'organizzazione esistente oppure progettarne uno ex novo da parte di un'organizzazione, tenendo anche conto all'interno appunto dello schema del Canvas della peculiarità del social business e delle imprese sociali, cioè quello di dover ragionare su un doppio dividendo, come si dice talvolta, cioè da una parte quello monetario, quindi appunto ricavi e costi di natura monetaria, dall'altro invece sociale e ambientale, quindi capire qual è il valore aggiunto generato in termini di impatto. Abbiamo visto come il nascente settore dell'impact investing e di tutta una serie di misure, di operatori di questa filiera nascente che si sta sviluppando e quindi in qualche modo simile alla filiera tradizionale della crescita delle start-up, quindi del venturing e tutti gli attori che dopo ne vengono, ha una doppia attenzione, no? Quindi da un lato l'esigenza appunto di dimostrare la sostenibilità economica, ma dall'altro l'accountability rispetto agli impatti generati, fino ad arrivare a casi estremi in cui la misurazione dell'impatto è una condizione contrattuale dello schema di finanziamento. Quindi l'idea è abituiamoci a un mondo in cui anche il terzo settore tradizionale sarà sempre più spinto e forzato ad efficientarsi non solo in termini di gestione, ma anche in termini di conseguimento dei propri obiettivi di natura sociale. E a essere trasparente e rendicontare su tutti e due gli aspetti, avere dei bilanci, ma anche avere dei modelli di valutazione sociale. Questo perché? Perché ci sono essenzialmente tre momenti in cui è importante fare il tagliando anche sociale di un'organizzazione. Ex ante, quando ad esempio si vanno a chiedere delle fonti di finanziamento terze. Non importa che sia il tradizionale strumento di grant o un nuovo strumento finanziario o addirittura un'impresa SRL che emette una B Corporation, per esempio, che può essere anche finanziata da parte di investitori che quindi investono anche in un'ottica di rendimento non solo sociale. Come dicevamo, anche chi opera con diciamo, l'approccio della filantropia, le fondazioni di origine bancaria, fondi di filantropi, selezionano i potenziali beneficiari sulla base anche della capacità di essere efficaci in termini di impatto. Quindi ex ante è appunto uno dei parametri sulla base del quale operatori come le fondazioni, venture filantropi, noi stessi, incubatori che lavorano col social business, selezionano i progetti con cui lavorare. È importantissimo in itinere. Per due ragioni, sia per chi ha finanziato sia per chi ha ricevuto il finanziamento. Per chi ha finanziato per capire se le promesse fatte, tra virgolette, anche in termini di tipologia di impatto, metriche di impatto, modello per incidere sulla vita di determinate categorie di persone, sono state mantenute. Quindi valutare e monitorare l'andamento non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista di risposta ai bisogni sociali per il quale quel progetto era stato finanziato, e dall'altro lato anche, come dicevamo all'inizio, il fatto che la valutazione in itinere è uno strumento per prendere consapevolezza di chi si è, di cosa si sta facendo e essere in grado di definire quanto bene lo si sta facendo, con la logica anche di eventualmente modificare in corsa alcune azioni, fare alcune correzioni che possono massimizzare la capacità di quell'organizzazione di incidere, visto che il ragionamento è visto che l'obiettivo di un'impresa sociale o comunque di un'organizzazione che vuole avere impatto è appunto incidere sulla società, sull'ambiente, sulle persone, è assolutamente necessario capire come e quanto bene si stia conseguendo questo obiettivo. Ed infine ex post non solo per, diciamo nel settore tradizionale, la rendicontazione che sarà sempre di più ancora sugli aspetti sociali,
ma anche per dimostrare di aver sviluppato, e ve lo auguro, un altro caso di best practice, cioè che riesce a stare in piedi, ma che riesce anche a essere incredibilmente efficace in termini di dare risposta ai bisogni sociali. Sulla dimensione di valutazione, come abbiamo detto, in realtà sono molteplici le dinamiche o comunque i fattori da tenere in considerazione. In realtà la cosa che davvero mi preme sottolineare è che quando si parla di social business sono due gli aspetti da tenere in considerazione, ne abbiamo già parlato. Uno, che impatto su quale categoria? Due, non è irrilevante il come lo fai. Quindi il come stai sul mercato, come ti relazioni con i tuoi fornitori, come ti relazioni con i tuoi dipendenti, come ti relazioni con i tuoi clienti. Non è solo l'oggetto, quindi non è il fine che giustifica i mezzi, ma anche i mezzi hanno la loro rilevanza quando si tratta di fare impresa in determinata maniera. Sulla valutazione e sulle metodologie ne esistono alcune, in particolar modo il lavoro della European Venture Philanthropy Association. Sta in qualche modo diventando un po' un benchmark per chi si occupa di queste tematiche dal lato dell'impact, ovvero in cui non è solo grant, ma è anche un investimento finanziario finalizzato a creare impatto, ma comunque con una logica anche di conseguire un determinato rendimento. E quindi ha appunto fatto un censimento di quelle che sono le metodologie più note. Oggi mi piacerebbe affrontarne con voi una. Ovviamente in maniera un po' alta perché se ci addentriamo nei tecnicismi rischiamo di perderci, anche io in realtà perché è una materia molto complessa, che è quello dello SROI. Poi alla donna dei numeri chiederò una definizione di ROI e quindi poi capiamo cos'è lo SROI. Voi ne avete già sentito parlare tutti di SROI? Ok, allora la donna dei numeri. Ok. Che senso ha appunto misurare l'impatto sociale? Accountability nei confronti di almeno due lati. Chi mi fornisce di risorse, non solo finanziarie, e i soggetti con i quali io mi relaziono sul mercato, che possono essere partner ma anche clienti. E quindi è assolutamente rilevante tenere in mente qual è lo scopo, cioè tutte le volte che ti approcciano alla misurazione è appunto necessario capire per chi stai misurando e cosa vuoi misurare. Anche prima con Bruno abbiamo visto che se abbiamo 4-5 linee di servizio probabilmente ha senso cominciare da una nel valutare l'impatto, perché ogni attività ha delle sue caratteristiche peculiari, ha dei suoi output peculiari e degli obiettivi sociali peculiari. Quindi focalizzarsi ancora una volta come sul canvas, come sul modello di business, anche sul calcolo dell'impatto, il consiglio, soprattutto per chi non è un pro nell'utilizzo di queste strumentazioni, è partite da una cosa semplice che sapete fare bene, da quella. E poi si riesce a costruire in maniera incrementale. Così come costruire un modello di business richiede appunto mettere insieme 9 blocchi diversi e fare un ragionamento strutturato su quali sono le relazioni tra i diversi blocchi, le implicazioni di variazioni puntuali di uno degli aspetti che consideri, quindi di una tessera del puzzle sull'insieme, allo stesso modo il processo di elaborazione del modello di impatto di un'organizzazione segue dei procedimenti logici conseguenziali. Quindi idealmente si parte da monte, da molto alto, ovvero qual è l'obiettivo, per quale ragione tu hai fondato, stai per fondare una organizzazione, indipendentemente ancora una volta dalla fattispecie giuridica. Non mi interessa qui fare il discorso dell'impresa sociale, associazione, cooperativa, piuttosto che SRL a impatto sociale. Quindi perché, qual è l'obiettivo ultimo per la quale tu ti sei costituito come un'organizzazione? Dopodiché come, e quindi se vogliamo in termini generali, qual è la visione di lungo periodo, cioè il fatto che alleviare quel particolare bisogno, per dare una risposta a quel particolare bisogno in un determinato contesto. Ulteriore passo successivo, come lo fai? Ovvero, secondo quali prodotti e servizi, secondo quali azioni, il tuo modo di stare sul mercato, di operare, è funzionale o quanto è funzionale al conseguimento del tuo obiettivo? Quindi un ulteriore livello giù. Quindi dalla vision passiamo alla mission, cioè qual è il ruolo dell'organizzazione nel conseguire quello scenario di lungo periodo che tu hai immaginato in maniera molto alta.
visto che c'è distanza tra quello che si vuole fare e quello che si riesce a fare, poi c'è anche da fare un bel confronto con la realtà. Posto che volevi salvare il mondo e lo fai in questo modo, quali sono i risultati oggettivi e qual è l'ambito circoscritto nella quale ragionevolmente tu puoi avere un confronto e un impatto? Tutte e due, un impatto, cioè incidere, e un confronto per renderti conto che le cose che stai facendo vanno nella direzione giusta o meno. E solo da lì poi vai a capire, una volta che valuti dei risultati concreti, tangibili, che possono essere il numero di, se facciamo, torniamo all'esempio della formazione di stamattina, il numero di eventi organizzati su un territorio, quello è un risultato oggettivo, numerico, che tu puoi portare. Ma passare al gradino successivo, come vedremo dopo, è quel numero, cosa ha significato per i partecipanti ai tuoi workshop? Qual è stato il tuo impatto differenziale rispetto all'obiettivo che ti volevi, che ti eri posto? Ovvero, se l'obiettivo era professionalizzare delle persone per renderli più efficaci, ad esempio nel lavoro che fanno nelle loro associazioni e organizzazioni, quanto l'aver partecipato oggi a questo corso vi ha reso più consapevoli dell'esigenza dell'efficientamento e quanto vi ha dato degli strumenti operativi poi per lavorare nelle vostre organizzazioni in questo senso? Solo lì, di qui a qualche mese, se era questo l'obiettivo, si potrà valutare. Quindi un conto è il risultato concreto, un conto è poi quanto quel risultato si è tradotto in un impatto effettivo sul tuo target di riferimento. Quindi, uno, che tipo di impatto, secondo quella scala che abbiamo visto in precedenza, due, quali beneficiari, perché non necessariamente un'organizzazione lavora solo con un customer segment, l'abbiamo visto prima. Ce ne possono essere molteplici, ancora una volta devo capire su quale linea di servizio e su quale tipologia di utenti mi interessa andare a valutare la mia efficacia. E la cosa che è interessante è isolare quelli che sono gli impatti diretti. Ovvero, questa è una cosa molto difficile, cioè capire qual è il tuo contributo a quella cosa lì, non il fatto che io adesso ho fatto delle cose per te e tu poi farai con la tua associazione farai delle altre cose e quindi in qualche modo io in maniera piccola e percentuale posso ritenermi promotore e responsabile anche dell'impatto a valle che tu hai generato. Man mano che ci si allontana, mentre in grado di separazione, è più difficile, ma anche meno corretto, secondo me, considerare quegli impatti così indiretti come parte del tuo modello di impatto. Quando si parla di misurare l'impatto, sostanzialmente si deve tener conto di almeno quattro domande ci dobbiamo fare. Uno, quanta parte del risultato conseguito. Parliamo ad esempio di un corso di formazione nelle carceri, quello di cui abbiamo parlato stamattina, per fare capacity building su chi sconta una pena di durata breve. Il fatto che lui esca e poi trovi lavoro può essere il risultato del fatto che io sono stato molto bravo nella sua riabilitazione sociale durante quei 12 mesi, quando abbiamo lavorato insieme dentro il carcere. Oppure perché in quei 12 mesi il mondo è cambiato, c'è stata un'esplosione del PIL, tasso di economia in pieno livello di occupazione, il che significa che il mio contributo è stato marginalmente irrilevante. Quindi vuol dire quanta parte del risultato finale che tu vedi in realtà è dovuta al lavoro che hai fatto tu, perché ci sono una serie di fattori di contesto che ovviamente hanno un effetto distorsivo su quello che è la tua efficacia, la tua capacità di incidere. Che questo in qualche modo è legato anche al fatto, sei proprio sicuro che è tutto a farina del tuo sacco? Cioè, per farlo come devi fare? Avere il famoso controfattuale. Cioè, stamattina abbiamo parlato delle sperimentazioni dei farmaci. E devi avere un gruppo di controllo per il quale sei sicuro che possa costituire una previsione, uno scenario, lo scenario che si sarebbe verificato se tu non avessi fatto nulla. Cioè, se io non avessi fatto quell'intervento, quello sarebbe stato lo scenario che si sarebbe verificato, quindi l'effetto placebo e quindi sostanzialmente non sarebbe cambiato praticamente nulla. Ovviamente, oggi è venuto fuori, quanta è la durata del SIB? 4 anni, 8 anni, eccetera, eccetera. Non possiamo immaginare che una volta che sappiamo che è merito nostro, passatemi la semplificazione, e che abbiamo identificato qual è la parte di quell'impatto che dipende dalla nostra azione, non possiamo immaginare che questo perduri in eternum. Cioè, c'è un
un'inerzia per la quale il mio impatto si affievolisce nel tempo. Cioè il fatto di averti fatto formazione oggi qui, non necessariamente tra 10 anni sarai il responsabile di Banca d'Italia, il governatore della Banca d'Italia, io ho contribuito al fatto che tu tra 10 anni... Cioè, è abbastanza, come dire, naif poterlo pensare, quindi devi prevedere un coefficiente di smorzamento dei tuoi impatti. Anche perché, torniamo anche al discorso di prima, man mano che passa il tempo cambiano i fattori di contesto e aumentano e si moltiplicano le variabili di disturbo, cioè che possono contribuire all'esito finale e che nulla c'entrano con quello che è la tua attività caratteristica. Ed infine, questo è un punto difficile, infatti sotto al canvas ci sono anche i costi sociali ed ambientali, cioè il fatto di aver fatto io il corso di formazione ha avuto delle conseguenze negative per qualcun altro? Cioè, banalmente, ho tolto il lavoro a qualcuno piuttosto che ho ridotto, magari tu nel tempo che hai passato qua invece saresti stato in un centro per fare assistenza a degli immigrati, oppure a dei rifugiati politici, oppure a dei bambini in stato d'abbandono. C'è un effetto di sostituzione in questo caso. C'è stato un impatto positivo perché ho arricchito arricchimento del capitale umano e anche sociale, perché c'è stato un po' di networking e si è creato un po' di relazioni. Ma dall'altro lato devo tenere in conto che per conseguire questo risultato si è rinunciato ad un'altra attività che durante quel tempo avresti potuto fare. Il saldo devo capire se è positivo o negativo. Classico cerchio, diciamo, di un qualunque processo decisionale o comunque di pianificazione, obiettivi, quindi cosa vuoi fare, quali sono i stakeholder ai quali ti riferisci, per ciascuno di quelli identificare l'indicatore che ne misura l'impatto, validare il modello sul campo e continuare a misurare. Adesso lo vediamo comunque nel flusso della metodologia, dello strumento Excel. Qualcuno ha mai sentito parlare di teoria del cambiamento? Cioè, quando sostanzialmente generare un impatto significa che tu devi definire quella che è la tua teoria del cambiamento, cioè rispondere in sequenza a quelle domande lì. Quindi identificare su chi vuoi agire, qual è il risultato che vuoi portare a casa e di conseguenza in questo tuo agire, posto che l'azione implica l'esigenza di risorse e produce dei risultati concreti, ad esempio il numero di eventi, se per raggiungere quei risultati gli output eccedono gli input o viceversa. Per essere molto più chiaro, se prendiamo la definizione di SROI, l'acronimo è Social Return on Investment. Se togliete la S, andiamo nel mondo tradizionale della valutazione di un investimento, che è il Return on Investment. E sto guardando te. Dicesi Return on Investment. Cioè, non definizione puntuale, però in linea di massima come... Cos'è? La redditività del capitale investito, da definizione. Ok. Cioè, la capacità di ritornare negli investimenti fatti in una impresa. Il rientro dei propri investimenti, praticamente. In quanto tempo riesco a rientrare nei miei investimenti? Rendimento sul capitale investito, in quanto tempo riesco a rientrare nei miei investimenti. Ok. Sostanzialmente quello che vai a capire, vabbè, tienilo lì, quello che vai a capire è: devo fare un investimento, ad esempio comprare un nuovo macchinario. Questo macchinario mi costa 100. Con questo macchinario però posso aumentare la mia capacità produttiva e di un tot all'anno e valorizzo che quel tot all'anno in termini di marginalità che ci posso fare all'anno è di 10. La vita utile di quel macchinario è 10, significa che tendenzialmente ci metto 10 anni a rientrare di quell'investimento. Adesso è una definizione molto semplicistica che però vi fa capire sostanzialmente il ROI è un tasso di rendimento, cioè faccio un quoziente tra quanto mi è costato, quanto ho dovuto investire e quanti risultati nel tempo quell'investimento mi ha garantito. Quindi faccio un rapporto tra una quantità espressa in unità monetarie, euro, dollari, quel che l'è,
e idem l'investimento monetario necessario per portarmi a casa quei risultati. Risultati differiti nel tempo. Qui ci mettiamo la S davanti. Quindi significa che noi, per sostenere le attività della nostra associazione che organizza gli eventi di formazione sul territorio, abbiamo bisogno di una serie di input. Leggiamo lì, abbiamo bisogno del lavoro di persone, del tempo magari anche volontario di persone, che però se non ci fosse dovrebbe essere, cioè ha un valore quel tempo, anche se tu non lo vedi nel conto economico, è un input, ha un valore. Hai bisogno magari di spese vive per comprarti un proiettore, delle stampe, quel che l'è, e potresti aver bisogno anche di, banalmente, una sede che ti viene messa, della quale paghi l'affitto oppure che ti viene messa a disposizione gratuitamente, ma anche lì in quel caso è comunque un input necessario a quell'attività, quindi devi darne un valore a quell'input. Quindi questa è una cosa che ci tengo che passi. Valore dell'input non significa input che io pago di cassa, significa un input produttivo necessario a quel processo, quindi a quell'azione, e che quindi io devo valorizzare, indipendentemente dal fatto che poi sostenga un esborso di cassa o meno per retribuirlo. Quindi poi, l'idea del social return on investment è quella di, visto che possiamo immaginare di valorizzare gli input in soldi, perché il lavoro è retribuito e quindi so quanto mi costa. Il lavoro dei volontari è gratis, ma valorizzandolo ad una tariffa oraria di 8, 10, 11 euro assunzioni, quanto ha pesato nell'ambito della mia attività, di quella singola attività? Risorse economiche, idem, quante donazioni ho ricevuto, quanto grant ho ricevuto per fare questa attività? Beni materiali, quanto mi è costato il proiettore, i fogli e tutto il materiale che è stato utilizzato nei corsi di formazione? Quindi lì hai un valore al denominatore, quindi l'investimento effettuato, espresso in unità monetarie. Lo sforzo che si è fatto con lo SROI è quindi di, è possibile immaginare di esprimere l'impatto sociale generato in termini monetari, in modo tale da avere, da non confrontare euro con pace nel mondo, ma euro con euro, e quindi avere, capire per ogni euro investito in un'associazione, in un'organizzazione, quanto valore sociale in termini monetari è stato generato. Questo è il framework di analisi teorico. Adesso proviamo ad entrarci dentro e a lavorarci un pochino. Sostanzialmente, prima nota metodologica, il numero che viene fuori dello SROI, quello diciamo, così come qualunque ROI viene fuori, non serve a nulla. È un dato previsionale più o meno difendibile a seconda delle assunzioni che hai fatto. Quello che interessa, soprattutto per lo SROI, non tanto per i ROI, è il processo mediante il quale tu sei arrivato. Mi spiego, trasformare un impatto sociale in un valore monetario, evidentemente lo capiamo subito che genera qualche problema, giusto? Così come genera un problema capire perché solo quegli stakeholder nel processo di prima. Andiamo qui. Ognuno di questi silos, ognuno di questi step, implica che chi effettua la valutazione faccia delle sue assunzioni soggettive su ciascuno di quegli aspetti. Mi spiego. Chi mi dice che negli stakeholders da considerare considero il governo, l'ambiente, i dipendenti e in realtà non considero anche le ricadute, magari meno importanti, ma che comunque ci sono sulla comunità locale? Molto spesso non lo faccio perché mi focalizzo sui tre stakeholder per me prioritari e quelli su cui penso di non avere un effetto così dirompente, per comodità mia di analisi, non li considero. È un'assunzione che ho fatto, ho introdotto un primo livello di soggettività sull'applicazione della metodologia. Secondo passaggio, ancora di più, soprattutto per le organizzazioni del terzo settore, il classico esempio è quello del lavoro volontario. Chi mi dice che quella... Io, ok, nella mia attività hanno contribuito 100 volontari alla realizzazione di quell'evento, però io potrei dire, però non è corretto valorizzare quei 100, dire che erano 100, perché secondo me in realtà l'input che sarebbe stato strettamente necessario era 80. Oppure, perché li valorizzo a 10 euro all'ora, a 8 euro all'ora, a 11 euro all'ora? E poi ancora, ogni volontario potrà ipotizzare di avere una tariffa oraria diversa. Ad esempio, mi ha fatto volontariato per una settimana un top manager di una multinazionale, oppure
era un disoccupato che di conseguenza già era del tempo che avrebbe comunque investito senza un flusso monetario e quindi potrei anche non valorizzarlo. Sono tutti ragionamenti che possono o non possono avere senso, ma sono, come dire, connaturati al modo di ragionare di chi effettua la valutazione. Questo a dire che ogni step che fate vi dovete interrogare e dare delle risposte che siano ragionevoli e trovare le argomentazioni per poterle spiegare. Questo non significa che sono corrette, indiscutibili ed oggettive. Sono delle assunzioni che come tale possono variare a seconda di chi fa la valutazione. E quindi questo a dire che lo strumento è più interessante nell'approccio metodologico che vi forza ad utilizzare, cioè in tutti gli step, tutte le domande che vi dovete porre, le risposte che dovete dare, perché dovete dare delle argomentazioni che siano coerenti, piuttosto che nel numero finale. Il numero finale ha senso solo nel momento in cui mi avete spiegato come ci siete arrivati. Riportare il numero finale è come piuttosto non fare nulla, perché dire che uno SROI di 7, ovvero che per ogni euro di risorsa investita nell'associazione ne produco 7 in termini di impatto sociale, detto così non vuol dire assolutamente nulla. Se non mi spieghi quali sono gli stakeholder, quali sono stati gli input necessari per quell'attività, come sei arrivato in fondo a generare gli outcome. Quindi, prima cosa da fare, ambito di applicazione. Un target, una linea di servizio, su quale tipologie di utenza a me interessa agire. Ovviamente questo è anche frutto di una serie di fattori contingenti, cioè applicare uno SROI in un'organizzazione mediamente complessa in maniera sistematica e rigorosa porta via competenze specialistiche per un tempo decisamente lungo e tendenzialmente un'organizzazione di medie e piccole dimensioni questo tempo non ce l'ha sostanzialmente. Quindi questo a dire che anche quanta attenzione e quanto tempo volete riservare al calcolo dello SROI vi può costringere a fare delle assunzioni un po' con l'accetta, cioè avrei una lista di 15 stakeholder che potrebbero essere impattati dalla mia attività, mi focalizzo sui 4 che ritengo prioritari. È un'assunzione logica, ma sapete che avete fatto una scelta di campo. Capire i vari stakeholders, quanti ricevono un beneficio diretto e quanti invece contribuiscono anche con degli input, uno stesso stakeholder può essere contemporaneamente beneficiario, ma anche qualcuno che ci mette del suo, delle risorse. Classico esempio è ad esempio la pubblica amministrazione, che molto spesso su interventi sociali è da un lato un finanziatore perché ti paga il progetto piuttosto che ti finanzia con un grant, dall'altro lato se l'intervento è davvero efficace può portare ad una riduzione della spesa pubblica per tamponare gli effetti del disagio sociale sul quale tu agisci, ad esempio. Quindi contemporaneamente la pubblica amministrazione sia contribuisce in termini di input ma anche in termini di impatto che ne guadagna, di beneficio né che ne guadagna. Quindi questa è più o meno la catena che abbiamo visto prima. Risorse necessarie da investire in quell'attività, output tangibili, quindi prodotti, numero di prodotti, numero di servizi, numero di eventi, cioè numero di giovani formati, quantità oggettive determinabili. E poi il secondo passaggio è l'outcome, cioè il fatto di aver, ad esempio sui giovani formati, il fatto di aver partecipato a questo percorso di formazione, cosa ha significato nella tua vita? Che cambiamento ha indotto nella tua vita? Occupazionale? Solo formativo? Boh, dipende. Identificare quindi poi un indicatore per l'outcome, quindi che costituisca un primo valore monetario per arrivare appunto a tradurre un impatto sostanzialmente in euro, perché quello è il fine della metodologia. E come facciamo a capire quanto prezzare un risultato sulla vita di una persona conseguita? Ci sono una serie di metodologie. Ad esempio, se è partecipare al corso di formazione, l'indicatore che utilizzo è le persone che hanno trovato lavoro, come faccio a valorizzare in soldi quelle 3 persone che hanno trovato un lavoro, che io penso di aver contribuito a far trovare un lavoro grazie al mio intervento?
una possibile proxy è sussidio di disoccupazione. Cioè, se queste persone avessero continuato nella loro status di disoccupati, perché magari erano disoccupati prima di prendere parte al corso di formazione, il loro costo sociale monetario sarebbe stato il sussidio di disoccupazione. Al contrario, un'altra soluzione potrebbe essere il salario medio di una persona che lavora in quel settore. Quindi anche qui la proxy finanziaria con la quale tu valuti l'impatto, anche qui è una scelta soggettiva. Così come l'accrescimento culturale dell'aver preso parte ad un workshop. Come lo valuti? Con quale proxy? Boh, col biglietto che avresti pagato per andare a vedere uno spettacolo teatrale? A volte viene fatto questa assunzione. È una cosa che mi è capitato di vedere. È sbagliata? È corretta? È una scelta. Se tu mi argomenti perché può essere la proxy più sensata, se te vengono in mente altri di migliori, tanto di guadagnato. Se invece non c'è una proxy che in maniera più puntuale si possa avvicinare a quantificare in maniera monetaria quell'impatto, spieghi la ragione per la quale la ritieni più adatta. E comunque è sempre una proxy, nel senso proxy è qualcosa che prova ad avvicinare una quantità che sa già in partenza essere praticamente immisurabile, perché la forzatura dello strumento che però è quello di provare a tradurre in valori monetari qualcosa che per definizione è labile, qualitativo, sfugge. Però è appunto una logica che ha pregi e difetti, che vi costringe a fare dei ragionamenti molto puntuali e soprattutto che sta entrando nel linguaggio comune di chi si approccia a queste tematiche anche dal lato del funding. Cioè le fondazioni bancarie sullo SROI ci stanno ragionando parecchio, anche in termini di capire qual è stato l'impatto della loro attività su un territorio, oppure comparare l'efficacia delle diverse organizzazioni. Altro caso, sull'hedonic price method, ad esempio se tu pensi che con un'attività di inclusione sociale su un territorio contribuisci a rendere più vivibile quel territorio, una proxy che spessissimo in questa fattispecie viene utilizzata è la differenza di prezzo nell'apprezzamento degli immobili tra quel territorio e un altro territorio comparabile. Se è vero che il territorio è diventato più attrattivo, quindi sono più facilmente disponibili ad andarci a vivere, probabilmente la dinamica di mercato ha generato un apprezzamento degli immobili. Anche questa è una cosa che talvolta si fa. Il cost prevention è di solito tutto quello che ha a che fare con i costi evitati per la pubblica amministrazione, è assolutamente il criterio prevalente utilizzato, quindi se io come stakeholder la pubblica amministrazione, il caso del SIB, stakeholder la pubblica amministrazione, l'outcome è la riduzione del tasso di recidiva, come la monetizzo? La monetizzo cercando di stimare qual è il costo evitato per il fatto che ho tenuto fuori dalla prigione una percentuale del gruppo al quale ho somministrato l'intervento. E lì vabbè, c'è tutta una serie di calcoli che hanno fatto per arrivare a stimare quel numero, che peraltro non è banale. Ai costi variabili, ai costi di ammortamento delle strutture, ai costi del personale. Sì, la donna dei numeri, nonostante apprezzi i numeri, anche lei ha fatto delle facce un po' contorte. E la cosa sicuramente più efficace nel settare il vostro modello di monitoraggio, perché qui questo strumento ha due valenze. Uno, progettare il tuo modello di impatto, ma poi aiutarti a strutturare un processo che ti permetta di raccogliere informazioni per poter alimentare questo modello. E quindi la cosa più interessante da poter fare, ad esempio, è poter chiedere alla tua utenza se è soddisfatto del servizio che ti abbiamo erogato, quanto saresti stata disposta a pagare per avere quel servizio. È una cosa che, ad esempio, con alcune cooperative abbiamo fatto, cioè le cooperative che facevano praticamente una mappatura performativa di un territorio, facevano emergere i bisogni e la volontà di fruizione culturale di quel territorio, sulla base di quei bisogni costruivano uno spettacolo, mettevano in scena lo spettacolo facendo partecipare anche le persone che avevano preso parte all'intervista, ovviamente era gratuita per il pubblico perché andavano a farlo in contesti abbastanza disagiati, in cui è abbastanza impensabile che una persona potesse anche solo immaginare cosa fosse la fruizione culturale, e quindi alla fine ti è piaciuto? Cosa ne pensi? Quanto saresti stato disposto a pagare se fosse stato a pagamento? Facendo una media, quella è diventata la loro proxy finanziaria di come misurare l'outcome di accrescimento della fruizione culturale del mio target di pubblico.
Quindi in questo caso loro avevano un bel buco vuoto nel loro modello ex ante di impatto, perché si sono trovati a dire: io come cavolo faccio a valorizzare l'accrescimento della fruizione culturale di una persona che non ci sarebbe mai andata a teatro? Cioè, in quel caso la proxy del costo del biglietto gli sembrava loro assolutamente irragionevole. E quindi ha detto: ok, allora facciamo un questionario in cui, man mano che noi facciamo le nostre attività sul territorio, adesso quella casella lì è vuota, man mano che facciamo l'attività sul territorio, raccogliamo i feedback dei nostri utenti e la popoliamo con il dato medio che ci viene dato. Quindi questo a dire che anche questo, così come il canvas evolve nel tempo, perché magari vi rendete conto che certi servizi su cui avete puntato, su quel target non funzionano, quindi li cassate o li cambiate, allo stesso modo anche il modello di impatto evolve nel tempo. Evolve nel tempo perché avete delle misurazioni più puntuali, vi rendete conto che la proxy finanziaria che avete utilizzato non è quella più corretta e ci rimettete mano. Un esempio di una realtà che appunto faceva faceva sostanzialmente questo, credo che fosse Medici in Famiglia, cioè sostanzialmente che utilizzava, dava la possibilità di accedere a delle prestazioni sanitarie a prezzi calmierati a delle persone che non avrebbero avuto accesso alle stesse cure a tariffe di mercato. E utilizzava anche del personale medico giovanile da formare per, diciamo, poter agire anche su una dimensione, cioè queste stesse persone che accedevano molto spesso erano anche delle persone che non avevano, come dire, una formazione che gli potesse permettere di avere facilità nel mercato del lavoro, di trovare occupazione, quindi agivano anche sul lato della formazione. Quindi gli stakeholder erano i pazienti, e quindi l'output era le prestazioni che erogavano, giovani che formavano, e l'output in quel caso era il costo di formazione. L'outcome, cioè qual è l'effetto sulla vita di quei 10 giovani che hai formato per aver partecipato al tuo corso di formazione, quindi in quel caso è: penso di aver contribuito al fatto che loro poi si siano collocati sul mercato del lavoro. Qual è il tuo obiettivo, o qual è stato poi in termini previsionali il tuo obiettivo, cioè dici 5, poi dopo in realtà devi andare a capire, mappando le informazioni su quello che hai fatto, quanti effettivamente hanno trovato lavoro. Ed è per questo che è un lavoro oneroso per l'organizzazione, perché comunque comporta anche strutturare una raccolta dati, che non è banale, e soprattutto culturalmente non è tanto nelle corde di molte delle organizzazioni del terzo settore. Proxy finanziaria, salario minimo in quel determinato settore. Quindi il valore monetario del beneficio, i 5 che hanno trovato lavoro, valorizzati ad un salario di 20, 100K. Dopodiché c'è probabilmente tutta una tabella di smorzamento, ovvero di quei 100K in realtà io penso di non essere stato solo io la ragione per la quale loro hanno trovato lavoro, sul fatto che hanno trovato lavoro ma poi nel tempo hanno trovato lavoro non il giorno dopo in che sono uscito dal corso, ma nel tempo, che quindi il mio effetto sull'arricchimento di competenze è andato smorzandosi, tutta una serie di fattori che abbiamo visto prima che tolgono la tua, devi sottrarre per arrivare ad una valutazione puntuale di quella che è la tua capacità di incidere su quell'outcome definito. L'altro caso invece è molto diverso, cioè io sto assumendo che, a parte i 3 pazienti e il valore della cura di 10K, cioè hanno tirato fuori un dato del Ministero della Salute, lì avete 30K il risultato finale del valore monetario dell'outcome, e sto dicendo che senza il mio servizio loro non avrebbero mai avuto accesso a quelle cure. Io mi sto pigliando il 100% di quell'impatto, di quell'outcome che ho valutato. Quantificazione dell'impatto. Allora, in termini progettuali fai delle assunzioni che siano ragionevoli. Poi, in termini, ad esempio, tutto quel passaggio che porta dalla valutazione monetaria dell'outcome a qual è il mio impatto, cioè quanto non ho contribuito io, quanto c'è smorzamento nel tempo, eccetera, eccetera, come fai a verificarlo sul campo? Con tutte le tecniche di cui abbiamo parlato in parte in precedenza, le tecniche del controfattuale, cioè avere un gruppo di controllo, eccetera, eccetera.
Nella pratica delle cose in realtà è molto complicato per un'organizzazione poter anche solo immaginare di fare queste robe qui. Quindi già se si arriva alla valorizzazione monetaria dell'outcome e si fanno delle assunzioni ragionevoli sullo smorzamento legato alle quattro categorie che abbiamo visto prima, insomma, tanta roba da portare a casa. Su questo anche qui rischiamo di andare in dei dettagli econometrici che probabilmente non è questo il momento di trattare. Infine, sostanzialmente, una volta che avete costruito riga per riga i vari step, quindi gli input, gli output, outcome, numero di valutazione di quell'outcome, proxy monetaria, quanto vale il valore dell'outcome prodotto su quello stakeholder, tutti gli effetti di smorzamento, arrivi in fondo ad un numero che quantifica in valore monetario l'impatto che ha generato per quegli stakeholder, eventualmente nettato dall'input, che è se hanno versato degli input. A quel punto fai una somma di tutti i valori che hai su quella colonna finale, una colonna finale con scritto impatto, fai tutta la somma e quella è la cifra che metti al numeratore per il calcolo di quel quoziente, e al denominatore hai la somma di tutti, del valore monetario di tutti gli input che hai buttato dentro. E viene quindi fuori un numero intero, che ad esempio in questo caso era 3, e quindi si dice che il valore creato per ogni euro investito è quantificabile in 3. Ora, non è oggi certo il modo, il momento di mettersi a calcolare lo SROI, però ad esempio sulla parte di mappatura degli stakeholder forse qualcosa si può provare a fare. Lo strumento è questo, poi il tool ovviamente ve lo lascio. Allora, come vedete, non si vede nulla in realtà, faccio delle zoomate e poi rivediamo in realtà tutti i passaggi che abbiamo visto adesso, in maniera un po' veloce, li rivediamo nel documento ovviamente, perché qui vai a fare appunto una mappatura, una selezione di quelli che sono gli stakeholder, cioè su chi hai un effetto. Qui è qual è l'obiettivo, cioè qual è il cambiamento che vuoi indurre sullo stakeholder specifico, se ce n'è uno specifico. Su questo cercate di essere abbastanza, come dire, identificare quelli che sono appunto i stakeholder prioritari. Qui, se qualcuno di questi stakeholder mette degli input, e a quanto valorizzi quell'input, quindi qui puoi avere lavoro, risorse finanziarie, una sede gratuita, grant, lavoro volontario, eccetera. Qui il numero di output concreti prodotti, che ad esempio nel caso specifico era si producono degli eventi. Questi eventi, i giovani minori a rischio che hanno partecipato a questi eventi, l'outcome che loro hanno immaginato non era sulla fruizione culturale, ma era sul fatto che grazie al fatto di aver preso parte a questi eventi e di avere ad esempio cominciato a fare dei corsi di era street art per esempio, hanno trovato una cosa che li appassiona, che gli occupa il tempo libero e che li toglie dalla strada sostanzialmente, quindi riduce la possibilità di avere comportamenti antisociali, quindi di essere sottratti alle famiglie per l'ingresso in comunità. Questo è un indicatore che adesso, che in fase progettuale hanno lasciato solo lì e credo che forse abbiano provato a ipotizzare. Però è il classico indicatore che andranno a monitorare, cioè loro metteranno in piedi un sistema di rilevazione per il quale cercheranno di capire di tutti i soggetti con cui hanno lavorato quanti sono entrati e quanti invece non sono entrati in comunità. La baseline di riferimento l'hanno trovata su dei dati di natura regionale. Immagino che il 30% dei partecipanti possa beneficiare appunto di questo outcome, e a cascata si costruiscono tutto il ragionamento. Quindi ad esempio sulla financial proxy, qua in realtà il dato era molto puntuale, cioè c'era un dato di una struttura sanitaria che non mi ricordo più, che diceva che tenere un ragazzo un mese all'interno della struttura costava 4.000 euro. Allora lì il dato puntuale ed è stato inserito. Qui vi chiede anche di indicare dove avete preso questo dato.
Qui sono tutti i fenomeni di smorzamento di cui abbiamo parlato. Cioè, cosa sarebbe successo senza la tua attività? Quindi qual è il tuo effetto davvero marginale, cioè il tuo specifico effetto, cosa eventualmente non è accaduto per il fatto che tu hai operato, quindi se è il caso in cui il fatto di essere qui ti ha impedito di essere utile a dei bambini nella comunità. Chi altro ha contribuito al tuo cambiamento, il tasso di drop-off nel tempo e arrivi appunto alla stima di questo valore finale. Questo ovviamente è tutto un sistema di, cioè tu devi solo inserire nelle varie colonne le assunzioni che fai, poi tutta la parte destra sono delle formule che vengono autocompilate. Quindi adesso la cosa che, se avete in mente un vostro progetto, una vostra associazione, una vostra cooperativa, la cosa che possiamo provare a fare è, limitando ad un numero di stakeholder che non sia infinito, provare almeno a fare una mappatura degli stakeholder primari sulla quale pensate di poter avere un effetto o che sono necessari perché conferiscono degli input al vostro progetto. Poi costruire tutto questo vi porterà via un sacco di tempo perché dovete provare, riprovare e provare a capire se le assunzioni che avete fatto sono perfettibili o se davvero è quello il modello di impatto che descrive il vostro agire. Allora, da un lato, sulla parte del modello di business, tu defini, allora, se può essere considerato il passo successivo al business model canvas. In realtà, come abbiamo visto, nel business model canvas tu vai a identificare nella parte più bassa quelli che sono i ricavi e i costi di natura sociale e ambientale principali che generi con la tua attività. Quali vai a definire e dettagliare in maniera più puntuale? Se vuoi, la relazione c'è ed è la stessa relazione che c'è tra la casella dei costi e ricavi del Canvas e il file Excel in cui vai a dettagliare il conto economico e lo stato patrimoniale della tua organizzazione. Qui sul Canvas hai in maniera qualitativa quali sono gli impatti positivi e negativi generati dalla tua attività. Dopodiché qui, per ogni singolo stakeholder ti vai a fare dei ragionamenti molto più di profondità, anche quantitativi, che vanno a sostanziare in un numero finale che ha tutti quei vincoli, quei difetti di cui siamo parlati, c'è cioè la soggettività, il fatto che non sia un numero univoco, difendibile a spada tratta necessariamente, ma almeno ti fa costruire un modello di impatto sulla base del quale puoi essere in qualche modo accountable nei confronti di altri. Un'altra cosa interessante dello SROI è che in realtà è un framework di analisi abbastanza generale che se tu non vuoi arrivare al numero finale, ma vuoi sviluppare un modello tutto di impatto caratteristico, ti puoi fermare, nulla ti vieta di fermarti agli outcome. Mi spiego, alcuni fondi di social venture capital, quindi che finanziano delle start-up che vogliono avere un impatto sulla vita delle persone, quindi un impatto sociale, invece di adottare una metodologia standard e quindi di chiederti qual è lo SROI previsionale del tuo business, che non ha senso, cioè io non ho idea di quale sarà il mio futuro di qui a un mese, è difficile interrogarmi sullo SROI, quello che fanno è, ok, la tua attività caratteristica, cosa fa? Quali sono gli input e gli output? Primo pezzo. Dopodiché, se tu dovessi scrivere nell'oggetto sociale della tua organizzazione chi sono i beneficiari chiave del tuo agire? Chi sono, su chi ti focalizzi e vai a vedere, e qual è il cambiamento che tu generi su di loro? Se tu mi scrivi la riduzione di ingressi in comunità, a quel punto significa che ci sediamo a tavolino e ragioniamo. Che obiettivo ci possiamo dare nel giro di 3 mesi in termini di bambini che coinvolgi, minori che coinvolgi nelle tue attività e quindi riduzione nel territorio in cui quei bambini vivono del tasso di ingressi nella comunità che quel territorio serve? Definiamo un obiettivo insieme e ci valutiamo tra 3 mesi, tra 6 mesi, tra 9 mesi, tra 12 mesi. E quel numero che viene fuori è un po' un meccanismo molto semplificato, ma simile a Social Impact Bond. Cioè ci diamo un numero, un obiettivo numerico da raggiungere su una metrica sociale e sulla base di quella valutiamo se hai fatto bene o hai fatto male, tra virgolette. Qual è il potere negoziale del fondo? È che magari ti dico, ti do 400.000 euro, però te ne do 100.000 per i primi 6 mesi. Dopo 6 mesi ci vediamo, vediamo come vanno i conti. Quindi stai in piedi economicamente? Sì. Se stai in piedi, hai centrato gli obiettivi di impatto? No. A quel punto ridiscutiamo se la seconda fase di investimento la faccio o non la faccio. Quindi, e questo
è una cosa verso la quale molti operatori stanno evolvendo. Cioè, ci sono dei fondi in Italia, uno in particolare, ma in altre parti d'Europa anche ci sono dei fondi che questi ragionamenti li fanno. Invece di avere un approccio standard alla valutazione dell'impatto, caso per caso avere un framework di analisi generale, ma focalizzarsi su uno o due indicatori in particolare che interessano e che sembra essere possibile poter monitorare. Perché come avete visto qua ci sono, cioè se uno, questo caso qua, l'hanno fatto su 15 stakeholder, il sistema di monitoraggio per verificare in itinere tutti questi numeri, tutti questi indicatori, non è banale da costruire. Invece l'idea è scegliamone uno o due che sono caratteristici di quello che fai e sulla base di quella valutiamo la tua performance sociale. Hai tenuto gli impegni o non li hai tenuti? Così come valutiamo su altri indicatori puramente finanziari il fatto che da un punto di vista della sostenibilità economica abbiamo trovato la strada o non abbiamo trovato la strada. Volete prendervi 20 minuti per ragionare sugli stakeholder dei vostri progetti, delle vostre organizzazioni o delle idee che avete nel cassetto e poi magari ne discutiamo insieme? Ok? Vabbè, poi se avete delle questioni, delle domande, io intanto sono qua, quindi. Ok, riprendiamo. E vi chiederei di venire a restituire i risultati che sono ovviamente parziali di questo primo lavoro che avete fatto, però intanto, visto che è fresca, diciamo, l'introduzione, che è appunto un'introduzione alla metodologia, capiamo un pochino come l'avete provata a declinare nella vostra realtà. Volontari? Volontario, faccio un passo avanti. Vai, vai. Sì, vieni qua, vieni qua. Dovrebbe essere acceso. A me una breve descrizione di quello che forse no, si Sì, occupa. ti do 5 minuti, dai. Sì, per quanto riguarda un'organizzazione. Un'associazione che organizza eventi sulla riqualificazione in particolare dei centri storici. Ho individuato quattro stakeholder che è appunto la comunità locale che vive in particolare nei centri storici, le associazioni coinvolte del territorio, la pubblica amministrazione e le strutture ricettive. Per quanto riguarda il cambiamento o il non cambiamento della comunità locale, non ho segnato niente perché sinceramente non mi è ancora venuto in mente niente. Come input, gli spazi privati che spesso ci mettono a disposizione, che altrimenti non possono essere, diciamo, La collettività questa ha sì, messo, come output anche ok. Quindi non c'è una tipologia di stakeholder che di solito vi ospita in questi No, eventi? perché comunque è tutto fatto negli spazi aperti, no? Sono Ah, centri ok. Ah, storici dei ok, ah, giusto, paesi. ok, giusto, giusto, quindi sempre. In realtà, quindi è l'amministrazione che vi concede un'autorizzazione, però, mi viene da dire, no? Sì, infatti O anche nei cortili l'amministrazione. privati? Infatti la comunità locale ci mette a disposizione gli spazi privati, Ah, ok. ma anche muri delle case per No, poter fare delle ok. mostre, oppure Chiaro. come output ho individuato la crescita culturale della comunità locale. No, però l'output è una, come dire, è un risultato tangibile. Quindi nel tuo caso è la realizzazione di 4, 5 eventi all'anno, 2 eventi al mese, cioè è un numero concreto, cioè è l'output del tuo processo produttivo. È come se fosse una fabbrica, in input metti le materie prime, in output cosa esce? Escono 4, 5, 10, 20.000 macchine al mese. Tu metti in input quella roba lì, cosa esce? Poi dopo, qual è l'effetto sulla vita e l'outcome. Quindi tu mi hai detto già Quindi l'outcome. l'outcome sarebbe tipo Esatto. una crescita culturale del Esattamente. Quello è paese. l'outcome che vuoi conseguire. Poi, come misuri questo outcome? Auguri. Però effettivamente è interessante. Comunque, quello che mi preme Sì, capire, tipo. l'output è il numero di eventi, il numero di quadri esposti, cioè è una cosa molto tangibile e molto concreta. Le associazioni, come cambiamento, diciamo, la maggior visibilità delle associazioni stesse, ciò che mettono a disposizione sono le risorse varie. Gli output, a questo punto non ho capito cosa sono, perché negli outcome ho messo la maggior visibilità tramite gli stand dimostrativi o informativi. Lì potresti ad esempio mettermi quante associazioni si promuovono in ogni evento che organizzi. E nelle risorse varie non mi ha convinto tanto, prova a sostanziarle un po' di più le risorse varie. Ad esempio, potresti vedere che No, perché poi qui un'associazione fa una hai una cosa. riga con le associazioni
associazioni, hai una colonna, unifichi le colonne e qua metti in input, cosa ci mettono? No, input 1, input 2, input 3, input 4. Cose, no? Cioè ogni associazione fa una determinata cosa. Spiegato, come dire. Sì, quindi ma avrei dovuto fare associazione A, associazione B, associazione sì, C. Sì, diciamo, qual è, lì, tornando all'esempio della catena di produzione, per fare la macchina mi servono delle componenti di plastica, la carrozzeria, il telaio e le luci. Le associazioni in questo imbuto cosa conferiscono? Le opere le mettono sì, loro gratis e le esponi? Ok, strada, quindi sono le opere. Contemporanea, cioè, mettono dei volontari che fanno la manovalanza per spostare, okay, fare, disfare, eccetera, o sono i volontari tuoi? Boh, cioè... Gli input produttivi, ragiona che l'evento è l'output di un processo produttivo, per arrivare a quell'output. Quindi elemento dopo elemento deve essere... Sì. Quindi hai bisogno di magari qualcuno che ti dà del grant per far partire la macchina, dei lavoratori che si mettono lì e pagati o non pagati, quindi o sono lavoratori o sono volontari, alimentano la macchina, le opere da esporre, le performance artistiche, tutta questa genere di roba. Okay. Questi sono gli input del... della tua filiera? La pubblica amministrazione, che comunque ha un incremento, no, anche delle persone che vengono a visitare eventualmente il centro storico, il beneficio economico come input e come output appunto il maggior afflusso di gente, non c'entra mm-hmm. nulla. No, ah. Correttissimo, è una maggiore fruizione della cultura turistica del centro, io ci metterei anche, però è una roba mia, ci avrei anche messo la creazione di capitale sociale nel territorio, cioè tu fai incontrare le associazioni con le persone e quindi crei, sei un abilitatore, sì, un catalizzatore di relazioni sul territorio. Poi, che l'output qual è? Sono dei partenariati piuttosto che la costruzione di relazioni, un aumento degli associati, della vita associativa, però secondo me quella parte lì non puoi non citarla proprio, nei benefici che generi. E le strutture ricettive, che comunque hanno dei maggiori guadagni, perché generalmente andiamo sui 2-3 giorni di manifestazione mm-hmm. ogni volta, i pacchetti ad hoc che generalmente ci propongono, il ritorno, quindi la pubblicità che essi poi avranno come output. Ok, quindi hai un maggiori guadagni. Input non ne hai, cioè loro non mettono... Pacchetti ad hoc ci offrono. Ma non li offrono voi, li offrono, cioè in realtà loro... No, siamo noi ad offrirli grazie a loro. E cioè, loro è una parte fanno... della vostra offerta? Sì. Quindi trattenete una parte, cioè entra nel vostro sistema di offerta? Sì, sì. Ah, ok, allora sì. Cioè noi facendo... Ok, okay. E invece ne beneficiano in termini di maggiore indotto, di reputazione, sì, di notorietà? Non so. Ok. Se questo è l'outcome. L'outcome è puramente economico in quel caso. Maggiore... Non so quantificarlo ora. Sì, infatti, sulle proxy finanziarie in realtà non ci abbiamo ancora mai ragionato, perché anche sugli indicatori, sugli altri, su alcuni, sulla funzione culturale del territorio. Comunque, sì, esatto. Niente, il mio esempio. Grazie mille. Who's next? Mi scuso a casa. Prego. Per tutti quelli che a casa non sanno l'inglese, fatti vostri. No? No, allora io ho ragionato su una sorta di cooperativa sociale rivolta a persone della terza età, quindi diciamo che i miei stakeholder sono innanzitutto gli anziani, che sono i miei user, i beneficiari dei servizi a cui mi rivolgo, poi ci sono le famiglie degli anziani, che sono i miei buyer, fondamentalmente sono di coloro che finanziano per avere dei servizi che vengono erogati poi a persone della loro famiglia. E, l'altro stakeholder che ho individuato sono le istituzioni, sia come buyers che come partner. E l'ultimo stakeholder sono la comunità locale, anche in questo caso, quindi gli abitanti del quartiere, che possono fruire anche di determinati servizi, dato che la sede della cooperativa è comunque un posto aperto. Certo. Interessante come in realtà nel presentarmi gli stakeholder li hai già visti all'interno del tuo modello di business, me li hai descritti nel modello di business, adesso li vediamo in input e in output sociali, dai. Sì, ho ragionato già... Bravo, così si fa, dobbiamo fare i soldi. Esatto.
Allora, per quanto riguarda gli anziani, l'input, quindi la risorsa che loro mettono all'interno. Anziani, stiamo parlando? Sì. Ok. Comincio con gli sì, anziani. sì. L'input che loro mettono, la risorsa che loro mettono, innanzitutto è il tempo, il tempo che investono nelle attività che noi proponiamo, quindi ci dedicano il loro tempo, le esperienze che mettono a disposizione, quindi anche nelle attività che proponiamo, ad esempio dei laboratori didattici in cui sono loro che mettono a disposizione la loro esperienza di vita o le loro competenze, penso a dei corsi di cucito o di falegnameria. Però se ho capito bene il modello, loro sono fruitori del vostro sì. servizio, diciamo, e nell'ambito del tipo di relazione che costruite con loro, proponete anche delle attività che sono fatte da loro stessi e partecipano agli altri, esatto. Cioè tipo l'esperto di modellismo sì. fa vedere come si costruisce il modello agli altri anziani che sono ospiti da voi o comunque anziani che... e non, okay. anche abitanti del quartiere okay, che possono okay, fruire okay. di quella cosa. E quindi sono competenze e tempo che vi mettono a disposizione? Sì. Ok. Di conseguenza anche risorse umane ho messo in maniera secondaria, però chiaramente se loro ci mettono a disposizione il tempo, le esperienze, delle competenze, quindi sono anche delle risorse umane, le consideriamo anche risorse umane interne al progetto. Non sì. so se... No, però in questo caso l'input è proprio lì preciso, tempo okay. e competenze verticali Perfetto. Che hanno. Quindi l'output che si crea è l'erogazione di questi servizi attraverso dei laboratori didattici e delle attività ludico-ricreative che vengono svolte in quel tempo e con quelle esperienze. Uno degli outcome principali... Anche che... qua, non c'è scritto, però se tu riesci, anche qua, soprattutto quando progetti, a dire ho intenzione di fare... 4 workshop al mese, in questo modo qua, quindi dammi un numero. Quantificare. Esatto, perché questo è un modello quantitativo, quindi okay. sapere a ogni step qual è l'obiettivo che ti hai dato. Ok, quindi magari al mese metto 2 laboratori in cui loro sono attori, diciamo, attivi, sì. e un altro invece del quale fruiscono, ad esempio delle visite guidate all'interno della città oppure dei corsi di informatica o di lingua no, straniera. No, ma in realtà ti serve anche per dare un valore monetario agli input, cioè ad esempio tu dici che al mese vuoi fare 2 workshop partecipati, il che significa che grosso modo in un mese succede che ci sono 2 anziani che ti dedicano ciascuno 2 ore, 3 ore del loro tempo per organizzare il workshop, giusto? E quindi riesce a sostanziare in maniera un po' più precisa quanto vale quell'input. Vale 3 ore per 2 persone, sono 6 ore di lavoro che devi valutare ad una tariffa che poi ti, insomma, definisci tu. Okay. Però in questo modo, dandosi gli obiettivi numerici, è anche più facile andare a metterci un numero, una proxy del valore di quegli input che tu butti dentro il tuo processo. Sì, non ho quantificato in realtà perché ancora è tutto sulla carta. No, ma va bene, cioè stiamo qua per ragionare in termini, stiamo facendo ragionamenti logici che poi dovranno portare alla... E come outcome, in realtà l'outcome che ho individuato, quello diciamo maggiore, è sicuramente una riduzione degli spostamenti che loro hanno per fare determinate cose, che è un vantaggio che per una persona anziana... secondo me ha un grosso valore perché gli consente di non doversi spostare molto, di non dover abbandonare la casa magari per andare in un posto X terzo come una casa di riposo, come una villa di cura e quindi può usufruire di determinati servizi che vabbè, qui chiaramente non sono elencati però sono previsti tipo assistenza sociosanitaria o comunque le pulizie della casa attraverso diciamo la partecipazione e l'iscrizione all'interno di questa cooperativa. Quindi uno degli outcome che ho individuato è quella della riduzione degli spostamenti per avere che cosa a livello di impatto? Una maggiore aggregazione sociale da parte di questa comunità di persone che solitamente invece riesce a fare poca aggregazione proprio perché si sposta poco dal tetto di casa, insomma, dalla sede. Quindi una maggiore qualità della vita e quindi a livello di impatto anche meno, per esempio, noia, solitudine, meno, diciamo, paura di andare a finire in una casa di riposo perché tu hai all'interno della tua... Sì, metodologicamente però mi viene da dire che in realtà la costruzione, per come è costruito lo strumento, adesso fino in fondo non sono andato, però la casella impatto
sostanzialmente si autocompila, nel senso che dà una valutazione monetaria dell'outcome generato, ripulito di tutti gli effetti che non sono imputabili sì, a te. È quello che mi diceva pure Laureatana, però a livello di monetario... Tu stai ragionando, in realtà le cose che tu definisci impatti sono gli outcome. Cioè, no, io poi dovrei dare un valore monetario... Vuoi, l'obiettivo è quello di dare maggiore coesione e maggiore partecipazione civica anche a delle persone che sono tendenzialmente in uno stato di inattività della loro vita. Quindi riattivarli, riaccendergli il cervello, fargli partecipare e fare coesione sociale su quella fascia di popolazione. Quindi quello è l'outcome che ti poni. L'indicatore di quell'outcome è un problema, però è quello l'outcome tuo. L'impatto poi invece è... Una volta che mi ha dato l'outcome, che mi ha dato come misuri quest'outcome, cioè diciamo che è il rendere attivo il, o aumentare la partecipazione civica degli anziani, l'indicatore quale può essere? Il numero di ore di volontariato che gli anziani poi dedicano e ribaltano sul territorio per fare attività, boh, non so, cioè devi trovare una proxy che in qualche modo dia un valore numerico, sostanzi in un valore numerico quell'outcome che tu hai indicato come appunto la coesione sociale tra gli anziani. Però secondo me quello che tu hai definito impatto in realtà è l'outcome che ti aspetti. Cioè, io ho pensato all'impatto come un qualcosa che avrei dovuto quantificare attraverso una proxy, cioè devo trovare una proxy per quantificare. No, l'impatto è il risultato che tu hai una volta che hai misurato l'outcome con una serie di proxy e di ragionamenti che abbiamo fatto. Quindi l'indicatore qual è? Qual è la proxy finanziaria che ti permette di dare un valore monetario a quell'indicatore? E a quel punto hai l'impatto. Quello è. Quindi outcome. Che numero individuo come per valutare quell'outcome, che può essere un numero puro, cioè il numero di ore dedicate al volontariato a fare il vigile davanti alle scuole. Sai che c'è questa figura degli anziani che fanno il vigile davanti alle scuole. Mettiamo che sia quello un indicatore della maggiore coesione e partecipazione civica degli anziani, quindi il numero di ore che i miei anziani dedicano a questa roba qui, e poi devi mettere la proxy finanziaria per tradurre quel numero di ore in un valore monetario, che è quindi l'impatto in termini monetari dell'outcome che hai, e il valore monetario dell'impatto che hai generato su quella tipologia di stakeholder e quella tipologia di outcome. Vabbè, tutte le altre, gli altri stakeholder li avevo tutti valutati così, nel senso non avendo... Okay. Comunque l'approccio, mi piacciono alcune assunzioni che hai fatto, hai semplicemente ribaltato un pochino il ragionamento, però fila. Cioè, quelli che tu hai chiamato impatto in realtà sono gli outcome che vuoi raggiungere, devi trovare un numero, che nell'esempio appunto è le ore di volontariato che dedicano davanti alle scuole facendo i vigili di quartiere, come lo monitori quel dato, e non vedo altre soluzioni. Potrebbe essere il numero delle ore trascorse all'interno della sede o a fare delle attività, che è sicuramente un numero di ore sottratto alla solitudine, alla noia e a tutte le cose che mi sono scritte. E poi valorizzi ad una tariffa oraria quelle ore, in modo tale da avere una proxy finanziaria che ti permette di arrivare a valutare in maniera monetaria l'impatto. Ok. Grazie. Prego. C'è qualcun altro che si vuole cimentare? Eh? Quando si tratta di numeri tu hai sempre ragione. Prego. Allora, anche per te. Io vorrei creare un'agenzia di viaggi alternativa per incentivare l'uso di piattaforme di sharing come BlaBlaCar o Couchsurfing. Mm-hmm. Oltre questo, questa agenzia dovrebbe incentivare il turismo locale, creando ad esempio dei pacchetti di turismo esperienziale oppure una rete di conoscenze, di signore, dove tipo tu vai a mangiare dalla nonna. E quindi ho individuato gli stakeholder che sarebbero la comunità locale, perché io agirei appunto proprio sulla cittadinanza, e sul turista. Il viaggiatore. Perché se va con BlaBlaCar e con Couchsurfing è un viaggiatore, no? Se lo chiami turista mi si innervosisce. Ok, va bene. Ah, è vero? Sì, è un approccio vero, diverso. Però, sì, ok, però no, potrebbero anche essere i turisti proprio che non si muovono si con BlaBlaCar, ma che arrivano qui che e vengono... Che si vogliono vivere un'esperienza più local, eccetera, eccetera. Con Viable e quelle piattaforme lì. Sì. Quindi a livello di cambiamenti... cioè ci sarebbe una qualità della mobilità, cioè io ti offro un servizio migliore a livello, cioè innanzitutto è più economico,
Ok. Poi quindi tu ci potrebbe essere un risparmio economico effettivamente. Poi anche cioè, a livello proprio di impatto ambientale, tipo magari BlaBlaCar, se usi BlaBlaCar comunque inquini di meno. Però qui è il classico caso in cui, adesso valutazione preliminare molto generale, però è il classico caso in cui secondo me è sia un beneficio che un costo ambientale, nel senso che è vero che utilizzi dei viaggi che sono già schedulati e quindi quella tratta la faresti comunque, ma siccome mi abbassi moltissimo il mio costo del viaggio, probabilmente viaggio di più e quindi prendo più voli. Classico Ryanair, l'impatto è positivo o negativo? Permette alle persone di poter viaggiare, aumenta la mobilità dei cervelli, vedi più posti, sei permeato di culture nuove, però dall'altro lato voli molto di più, questo è l'oggettivo, voli molto di più e quindi hai anche un costo. Vabbè, comunque risparmio economico. E poi questo per quanto riguarda il viaggiatore. Per quanto riguarda la comunità. Tutta la parte, ci siamo persi completamente la parte di appunto esperienza culturale locale, di entrare in relazione con. Boh, non lo so, mi viene. Sì, adesso sì. Non so come sostanziarlo, però c'è tutto quell'aspetto lì. A livello locale come. Sì, cioè il fatto che il viaggiatore non è che arriva in un villaggio vacanze, fa il gioco aperitivo e poi se ne ritorna a casa, ma va su un territorio, lo conosce, lo vive, ne capisce ad esempio anche quali sono le criticità e ad esempio può anche dare un contributo per una progettualità, non lo so, adesso sto cercando di immaginarmi dei modi. No, questo al però il fatto che tu invece di farlo transitare attraverso i canali tradizionali in cui c'è un'offerta standard, un modo di approcciarsi al sto in un luogo, che tutto sommato se stai a Bangladesh, in Bangladesh piuttosto che se stai a Otranto, non dico che la stessa roba, però non noti le differenze come invece se ti vivi Otranto con chi la vive e se ti vivi il Bangladesh con chi la vive. Adesso ho esagerato ovviamente, ho preso due estremi, però quella parte di effruzione culturale, se vuoi. Non lo so, cioè io comunque se avevo pensato di rendere proprio i cittadini protagonisti, cioè animatori proprio del turismo, cioè ad esempio creando appunto questa... Cioè, ma è un tu mi stai dicendo come il turista, il viaggiatore può contribuire qui al... No, è un impatto che secondo me hai sul viaggiatore. Poi se l'altro stakeholder è la collettività, sì, eccetera, poi ne ragioniamo sulla collettività. Però sul viaggiatore ti sei soffermato tantissimo sull'aspetto economico, ma hai sottovalutato il cosa guadagno io in termini di conoscenza di un territorio e esperienza culturale dal viaggiare così piuttosto che con i canali tradizionali. Secondo me è un aspetto che, infatti, prova a pensarci, poi magari non ce n'è. Io ti faccio il mio esempio proprio. Allora, io sono di Mesagne e devo venire a Lecce del Ponte dei Morti. Uh-huh. Sono andata a vedere i treni, non c'era niente, non c'era. Però sono andata a vedere anche su BlaBlaCar. Non c'era, capito, il passaggio però, per venire a Lecce, perché comunque secondo me questo servizio qui al sud non viene usato. Sono delle cose diverse però. Io, quella che mi sono immaginato io, è una piattaforma che in maniera integrata ti mette insieme in modo peer-to-peer per raggiungere il luogo, è anche un modo orizzontale per viverti quel luogo, quindi non vai in albergo ma vai in Airbnb, piuttosto che vai ad esempio ti vivi un'esperienza locale con un buddy locale, cioè con un cittadino di Lecce che vive Lecce, conosce Lecce, ti porta in giro a vedere delle esperienze interessanti di Lecce, ovviamente avendo anche un beneficio economico il cittadino da questa attività che svolge, quindi sistemi alla Find Your Italy piuttosto che tutte queste piattaforme che permettono a un esperto di un luogo di proporsi come guida turistica, ma come accompagnatore in quel luogo. Quindi l'idea è ti faccio scoprire, ti faccio vivere la vera Lecce, la cultura di Lecce, eccetera, eccetera. Se anche questo, cioè se nel tuo sistema rientrano anche questa tipologia di piattaforme che vuoi, praticamente come se tu offrissi dei pacchetti viaggio che invece di avere hotel, volo e trasferimento all'hotel, hai BlaBlaCar, bike sharing, casa di uno che vive a Lecce e esperienza sul territorio con questa persona che vive a Lecce, tutto all'interno di un pacchetto. Se è questo, l'ultimo pezzo secondo me te lo sei perso e l'ha valorizzato poco in termini di impatto culturale. Ma infatti è un'idea che tipo, non so, sto cercando di costruire pian piano, perché comunque l'idea è andata dal fatto che comunque noi secondo me non siamo... Vediamo se è un problema. No, in realtà si è proprio... caricato le batterie secondo me. Va bene.
sul fatto che secondo me non utilizziamo queste piattaforme. Non siamo è vero, noi non siamo abituati a usare queste piattaforme, non so se tipo, da voi si usa, però da Direi che la crescita e i numeri di BlaBlaCar, Airbnb, eccetera, ci dicono che oramai è diventato un fenomeno pervasivo. Adesso magari, forse lo dico da milanese, però ne conosco tutte le persone che conosco oramai si muovono. In Francia c'è un dato che mi ha sconvolto, il BlaBlaCar è francese. E nella fascia degli under 25, BlaBlaCar ha sostituito il treno come mezzo di trasporto più utilizzato nel target under 25. Da noi c'è molta ignoranza, no, io BlaBlaCar non lo prendo perché no, non si sa mai. E invece secondo me è una cosa molto controllata. Già acceso? Sì? No, non esprimo un parere. Io personalmente l'ho usata, però... Per chi comunque vive nelle grandi città per andare a studiare queste cose, cioè, là devi vedere la differenza di quando vengono qui a Lecce, di quando da Lecce partono nelle grandi città. Non devi vedere tra Lecce e Casarano, tra Lecce e Gallipoli, tra Mesagne e Lecce. Da un punto di vista... È un po' più difficile che tu effettivamente trovi. In realtà se tu... Però è molto utilizzato da noi salentini, almeno nel mio giro di amicizia. Sì. Sai che invece quelli che io, noi per un'altra startup abbiamo intervistato proprio dei pugliesi a Bologna e loro lo utilizzano molto per spostarsi da Bologna, andare, che ne so, in Romagna per il weekend, a Firenze, eccetera, eccetera, ma per tornare a casa per loro economicamente è molto più conveniente il treno, cioè la tratta su BlaBlaCar costa più del treno. Queste sono le cose. In realtà sono andato a vedere e hanno ragione su molte tratte. Su molte tratte BlaBlaCar, ovviamente se non prendi un'alta velocità, ma ti prendi un Intercity, ammesso che esistano, le frecce bianche credo che si chiamano adesso, paghi leggermente di meno, però su una tratta di 6 ore hai la possibilità di metterti lì, ad esempio, a lavorare, a leggere, a studiare, a fare le tue cose. Quindi il beneficio percepito in termini economici è più basso e su quel target in realtà quello che muove molto è il beneficio economico. È anche il modo diverso di viaggiare, ma è un secondo layer di valutazione. La prima cosa è, ho 4 spicci in tasca e mi devo spostare e voglio viaggiare comunque. Quindi sulle tratte molto lunghe in realtà BlaBlaCar non è conveniente come invece sulle tratte un po' più brevi. Ma dipende anche se devi fare... Sì, anche perché solitamente a volte fanno a tappe, cioè magari trovano una tratta, non so, a me è capitato di viaggiare da Bologna a Livorno con BlaBlaCar spendendo 10 euro. Sì, certo. E nella stessa tratta, cioè offrire un passaggio da Livorno a Bari facendo pagare 20 euro a testa, però eravamo 5 in macchina, quindi comunque si poteva tranquillamente abbattere i costi. Ecco perché mi sembra strano. Abbiamo fatto una ricerca su Bologna-Bari, credo fosse, i prezzi erano molto più alti della cifra che tu hai detto. Ma dipende anche magari da come lo organizzi il viaggio, cioè se lo devi organizzare in 2 secondi... Già il fatto che ne stiamo parlando vuol dire che tutto sommato alla fine si conosce, poi... non so quanto si usa, però insomma, quando devi spostarti prendi in considerazione anche una controllata su BlaBlaCar. Ok. Gli input... Mi è suonato il timer, ahimè. Vabbè, dai. Comunque... Grazie. C'è qualcun altro che vuole provare a cimentarsi? Direi che abbiamo forse spazio per uno, massimo altri 2. No, ma in realtà ne mancano 2, quindi... No, ne mancano 3. Va bene. Prego. Punto timer così. È un progetto che mi è venuto in mente 10 minuti fa, quindi... Sottoponiamolo. Tuttavia no, era in gestazione, però nell'inconscio adesso è emerso in qualche modo. L'ho chiamato SVS. SVS, servizi di vitalità scolastica, che vanno a combattere la mortalità scolastica. Perché mi è venuta in mente questa cosa? L'idea è quella di far combaciare due esigenze. Una è l'esigenza appunto di chi abbandona la scuola e quindi soffre, patisce qualcosa che lo porta ad abbandonare l'attività scolastica, e dall'altro
una cosa che mi riguarda da vicino, cioè i docenti qualificati, qui sono un esempio, che modesto rappresentante, abilitati, che però non lavorano perché, insomma, sappiamo bene in che condizioni è la scuola, le chiamate, eccetera. E quindi mettere assieme in qualche modo queste due esigenze, andando in qualche modo a creare due cose. Cioè, da una parte, quella che ho chiamato una sorta di filiera di competenze, cioè mettere a disposizione di scuole in ambiti magari difficili delle competenze di un certo tipo, che sono appunto quelle di docenti che mettono a disposizione non soltanto appunto il loro lavoro, ma proprio la loro competenza, e quindi possono spendere una sorta di brand, definiamolo così, superiore rispetto ad altri docenti, cioè mettono a disposizione quindi un valore aggiunto, che quello che viene appunto da un percorso di qualificazione, abilitazione, anche, ovviamente anche un percorso di lavoro già effettuato nelle scuole. Dall'altra parte, creare una forma di autocoscienza e autoconsapevolezza in alcuni, soprattutto in alcune fasce, diciamo così, di studenti. Mi riferisco in particolar modo, non so, agli studenti stranieri, alle seconde generazioni. Uh-huh. E quindi, da una parte abbiamo come stakeholders le scuole. Per esempio, una delle ricadute sociali positive potrebbe essere quella di fermare un po' quello che viene definito il burnout dei docenti quando si trovano in classe soggetti difficili. E dall'altra parte, come stakeholders abbiamo, beh, certo, i docenti, gli alunni, soprattutto quelli svantaggiati, le famiglie straniere, ovviamente anche lo Stato, perché ho inserito per esempio come risorse eventualmente anche i PON, pensare quindi a recuperare forme di finanziamento o di matrice europea o di matrice quindi statale. Quindi negli input metti risorse finanziarie. Risorse finanziarie, sì, sì. Mm. Risorse finanziarie, anche eventualmente fondi privati, se si riuscissero a recuperare. Perché Ma poi il discorso abbastanza largo, direi finanziatori. Che siano pubblici, okay, come stakeholder, che siano pubblici, che siano privati. Perché comunque il nostro obiettivo potrebbe essere quello non soltanto di recuperare questi alunni come un lavoro fine a se stesso, ma proprio come un lavoro di coesione sociale che ricade sulla comunità. Uh-huh. Quindi, per esempio, noi potremmo pensare, come parlo, dico noi perché parlo anche, non dico a nome, ma perché faccio parte di un'associazione che raccoglie un po' di queste esperienze, appunto, di docenti che sono abilitati ma che hanno difficoltà, diciamo, a trovare un lavoro stabile a causa della precarietà. E, eventi specifici nelle scuole, cioè io penso proprio a una sorta di task force che viene chiamata da scuole che hanno difficoltà, che incrociano difficoltà esistenziali di vario tipo e vogliono tentare di risolvere queste situazioni attraverso eventi specifici di natura teatrale, per esempio, di natura musicale, cinematografica. Per questo ho parlato all'inizio di narrazioni autoprodotte, cioè che gli studenti raccontino la loro esperienza, la loro vita, come vivono la scuola e come vivono la scuola anche le loro famiglie. Quindi mettere insieme queste cose, far sì che il rapporto fra alunno, scuola e famiglia venga reintegrato attraverso delle azioni molto mirate, specifiche. Infatti ho scritto che tra i cambiamenti ci deve essere anche il recupero di situazioni borderline e tra gli input, per esempio, una ricerca sociale su queste situazioni. Quindi è un lavoro anche di ricerca molto specifico su zone, su territori che hanno problemi che generalmente lo Stato o comunque altri soggetti o stakeholders non riescono a intercettare e non riescono a parare. Quindi, volendo provare a incasellare in quell'Excel le cose che stai dicendo, sì. Nei hai tra gli stakeholder finanziatori che apportano come input risorse finanziarie, sì. Altri input è sicuramente lavoro per fare il tipo di ricerca che tu hai immaginato, più le più ovviamente, sì, poi l'erogazione delle attività, nel, sì, senso, sì, va, sì, sono, sì, attività, sì, che esistono come erogazione. Io per esempio ho pensato, oltre a questi eventi specifici, ma veri e propri anche servizi di orientamento. Uh-huh. e anche eventualmente una cosa che purtroppo in Italia accade, funziona male, anche se abbiamo delle scuole di alta professionalità, anche università, che sono gli insegnanti di lingua italiana, L2, eccetera. Cioè un discorso proprio di qual è il problema che spesso incontrano questi ragazzi, soprattutto
molto giovani nelle scuole, che non sanno l'italiano e quindi vengono emarginati. E quindi sarebbe opportuno, per esempio, creare delle figure specifiche, far sì che appunto nelle scuole intervengano dei professionisti a sostegno di situazioni che altrimenti rischiano di degenerare. No, il mio consiglio è, hai buttato sul tavolo un sacco di cose che tendenzialmente come progetto unitario ci stanno anche bene dentro. In ottica di sviluppo incrementale ti direi, comincia a provare a capire, a focalizzarti su, ok, faccio orientamento, faccio corsi di lingua per gli stranieri che non si integrano e quindi l'obiettivo, l'outcome che vuoi conseguire è appunto l'inclusione sociale di queste minoranze etniche, sì. Oppure sviluppo una serie di attività extra curricolari che oggi in Italia è praticamente impossibile finanziare all'interno del circuito scolastico. Sono tre cose, tutte e tre interessanti, che però agiscono su tre popolazioni diverse, con tre impatti diversi e che si portano dietro anche un modello di business un po' diverso. Quindi interessante quello che stai facendo, secondo me va un po' strutturato rispetto a proprio l'esempio della cooperativa che faceva quattro cose diverse, focalizza e magari su ognuna prova ad andare con un'analisi specifica su quella, per capire su quella specifica a chi ti rivolgi, qual è l'outcome che vuoi ottenere e gli input necessari. Perché sono un pochino diverse le cose tra di loro, che unitariamente stanno bene insieme, però io ti direi comincia a testarne una e poi cerchiamo di capire se vanno o non vanno. Conosci School Raising? Sì. Ok. Vai, dai. Ultimo. Tanto sarò brevissimo, non più di 20 minuti. A 5 minuti suona e andiamo a chiusura. Perfetto, ancora meglio. Il mio progetto, anch'io diciamo, ho partorito nel raggio di 15 minuti, è diviso in due step, però diciamo, non sto qui a dividere gli step, è praticamente la costituzione di una mensa, trattoria in un secondo momento, a chilometro zero, dedicata, diciamo, rivolta a disoccupati e persone o famiglie a basso reddito, all'interno della quale però sono previste anche attività di corsi di formazione sia diciamo, agricola per appunto persone, i soggetti disoccupati e anche diciamo, progetti di start-up per la creazione di imprese agricole sempre per questi soggetti e progetti scolastici per una alimentazione corretta rivolta agli studenti. Quindi in questo caso gli stakeholder sono tanta roba, troppa roba forse. Però diciamo c'è un nesso logico, no, forse. No, certo. Vabbè, questi 15 minuti mi sembrava ci fosse il tempo di partorirla. Infatti queste cose sono le scuole che diciamo come impatto, diciamo, come beneficio hanno fondamentalmente il benessere dei propri studenti andando diciamo, attraverso i progetti nelle scuole, andando a, diciamo, a prevenire sia malattie, disturbi alimentari, obesità e un'alimentazione, diciamo, spingere un'alimentazione. Perché non sono gli studenti i beneficiari delle scuole? Sono gli studenti. Ah, okay. No, dico il benessere degli studenti, cioè in quel senso. Okay. Sono le scuole come stakeholders perché diciamo, attraverso l'utilizzo dei PON noi possiamo entrare nelle scuole a fare questi progetti. Quindi come input. Non ragionate in termini di chi ci mette i soldi, ragionate in termini a chi beneficiate. Cioè, tu sta cosa la fai? No, gli studenti infatti poi a parte, ci sono come stakeholders anche gli studenti, però le scuole vanno coinvolte. Sì, le scuole vanno coinvolte ma non apportano input direttamente, gli input del PON arrivano dall'ente che gestisce quei fondi. Che fondamentalmente, cioè per fare progetti extrascolastici devi comunque rivolgerti alla singola scuola solitamente. Per fare dei progetti in ambito agricolo o di formazione e introduzione al settore agricolo, in realtà non necessariamente di transitare quel canale, che tra l'altro non mi sembra dove ci sia tanta ciccia oggi in Italia. No, infatti per la formazione agricola c'è anche la Coldiretti come stakeholder che interviene. Infatti poi dopo c'erano gli studenti sempre come stakeholder appunto diciamo che partecipano ai progetti e beneficiano dal punto di vista della salute e che in un secondo momento, nel senso a 5-10 anni comunque sono dei consumatori critici che vanno diciamo, anche dal punto di vista economico a consumare sul territorio differentemente. Le pubbliche amministrazioni... Quindi in realtà questo è l'esempio, questo outcome lo metterei più sull'ambiente come stakeholder. Cioè il fatto che fai sviluppare una coscienza ambientale superiore e che quindi questo nel lungo periodo può determinare appunto un miglioramento delle condizioni ambientali, ad esempio utilizzo meno spinto di coltivazioni intensive, quindi meno pesticidi, meno nitrati, eccetera, eccetera, eccetera. Sì.
Quindi sì. Quello è quello lo stakeholder a cui attribuire quel tipo di impatto che hai descritto. Ah, ho capito, perfetto. Buongiorno Bruno Mole. Le pubbliche amministrazioni sono l'altro stakeholders, enti locali come il comune o la regione, nel senso che intervenendo su soggetti diciamo, con difficoltà economiche o disoccupati, creare diciamo, una mensa loro destinata a loro e alle famiglie e fare dei corsi di formazione diciamo, è un sostegno al reddito in un certo senso, quindi cioè, per le pubbliche amministrazioni come input diciamo, interverrebbero o con risorse finanziarie o dandoci degli spazi fisici. Okay. E come impatto diciamo, delle maggiori entrate nel momento in cui vengono create nuove imprese. Come output, probabilmente. Ah sì, ok. Cioè, perché, quello che stavi dicendo però è la riduzione del peso. Riduzione del peso anche sull'intervento delle spese sociali, esatto. Da questo punto di vista, punti di tassi essenziali, c'è cioè una riduzione del peso delle spese. E di conseguenza anche un indotto fiscale con le attività esatto. economiche. Esatto, tramite sintesi che farà diciamo l'incubatore per le start-up di imprese agricole, nasceranno appunto, sempre dedicati ai disoccupati, nasceranno nuove imprese agricole che vanno a impattare positivamente sulle entrate economiche per le pubbliche amministrazioni. Ovviamente Coldiretti è un altro stakeholder nel senso che magari interviene appunto sui progetti dal punto di vista tecnico, sulle tecnologie agricole, perché magari diciamo da un lato sono previsti corsi di formazione proprio sulle tecnologie agricole e tecniche agricole e dall'altro proprio sulla creazione di start-up, cioè dal punto di vista più gestionale. Quindi da un lato diciamo Coldiretti avrebbe a parte una maggiore visibilità in un certo senso, ma anche appunto maggiore un incremento delle proprie imprese all'interno della confederazione, un appuntamento di imprese che va, come dicevo prima, ad aumentare le tasse, diciamo, le entrate economiche per le pubbliche amministrazioni e per la società diciamo, di formazione e progettazione attraverso appunto i corsi di formazione per le start-up agricole, avrebbe comunque anche nuove commesse in quanto incubatore di queste startup attraverso non si capisce nulla dalla Stavo tabella cercando, non esatto. si capisce niente non so se la regia può inquadrare non so se Mario Bianchi può inquadrare ma non si legge veramente niente quindi diciamo in un secondo step in un certo senso questa diciamo lo sviluppo di maggiori imprese agricole sarebbero queste nuove imprese agricole eventualmente diciamo nate dai soggetti disoccupati dopo che grazie ai corsi di formazione andrebbero diciamo a fornire alla nostra mensa parte dei loro prodotti gratuitamente e noi diciamo in un secondo momento oltre ad essere magari mensa diventare in un certo senso avere un follow up economico maggiore diventando trattoria anche qui creando un indotto. Lo stesso è una roba interessante, sta tutto bene insieme ma ci sono tanti pezzi che cioè è complessa sì, e tu no, come tutte le cose complesse parti dall'incubatore, se è l'incubatore che vuoi analizzare, o parti dalla formazione per capire le ricadute quali sono, perché quello ti aiuta in un momento in cui non è ancora ben definita, non ce l'hai chiara e implementata, quali sono le peculiarità, le diversità, è rispetto al modello di business e rispetto al modello di impatto. Ognuno di quei filoni di attività ha degli stakeholder diversi e ha la capacità diversa di generare impatti, quindi analizzale in maniera come comunità tua logica, verticale, come dei silos. Poi è evidente che ci sono delle sinergie, però prova a metterti lì e a capire esattamente. Okay. Perché c'è tanta roba. Grazie. Ok. Ok. Bene. Cosa? No. Poi ce l'hai l'indirizzo, scrivi direttamente tu di mandarla a te. Matteo. Dica. Yes. Allora.
Continuiamo questo alternarci tra le due anime del social business con modello di impatto, modello di business e provare, ci siamo presentati questa mattina dicendoci quali sono dei casi, delle casi interessanti che ti vengono in mente di social business. E abbiamo visto alcuni che sono sostanzialmente casi che si autosostengono in una logica prettamente di mercato, quindi abbiamo visto Yunus col microcredito, abbiamo visto Aurolab e Aravind che anzi riesce a fare sussidiazione orizzontale, quindi a farsi pagare un servizio premium da un determinato segmento per poter garantire, in virtù della sua missione sociale, accesso a delle cure di eccellenza anche a chi non se le potrebbe permettere. E vediamo, andiamo rapidamente a vedere anche un altro modello. Qualcuno conosce Kiva? Prego, ce l'ho. Certo. È un modello che ho studiato 4 anni fa, ora non lo ricordo bene. È più o meno una piattaforma di social lending. Esattamente. La particolarità, cerco di stringere, la particolarità è che Kiva si basa su una rete di volontari che in pratica che fanno, ci sono delle micro donazioni nei confronti di imprese che di start-up. Che vogliono partire in paesi, principalmente lavorano in Africa, se non sbaglio, e quindi fondamentalmente è microfinanza, è un microcredito, però la particolarità di questa organizzazione è quella che ci sono dei volontari che stanno in loco, che non sono assolutamente pagati, e che lavorano e valutano in un certo senso il processo e seguono il processo delle start-up che richiedono il finanziamento. Sì. Sì, diciamo che hanno dei partner territoriali che sono poi delle istituzioni di microfinanza. Il singolo può decidere appunto di donare degli importi molto, molto piccoli e quindi mettono in contatto persone che hanno una sensibilità sociale nel mondo OCSE, paesi OCSE, diciamo, con persone che hanno spirito di iniziativa, hanno voglia di intraprendere, quindi di fare impresa, ma non hanno i mezzi finanziari per farlo. E quindi creano questo scambio orizzontale, non intermediato, in modo tale che sei tu che presti a una persona in Burkina Faso per lanciare un'attività che gli permetterà di generare reddito mediante il quale lui restituisce, perché ciò che tu hai fatto è un prestito, non è comunque una donazione. Quello che succede è che però non ti restituisce la cifra più gli interessi, ma ti restituisce quella cifra lì. Cioè semplicemente è un modo per evitare la dipendenza dalla dinamica delle donazioni di questi soggetti, ovvero loro sanno che devono utilizzare in maniera fruttuosa quell'importo in modo tale da poter generare reddito col quale restituire quello che gli è stato dato. Il modello di business è particolare perché rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora è in realtà molto più simile a quello di una organizzazione classica del terzo settore, è a tutti gli effetti una no profit, Kiva, però la cosa interessante è che utilizza la tecnologia e che è riuscita a scalare e ad essere un operatore che opera praticamente a livello mondiale, quindi questo a dire che non necessariamente per avere la possibilità di incidere e di aumentare la tua capacità di avere impatto nel mondo, devi necessariamente avere un modello che spinge moltissimo sull'aspetto della massimizzazione dei profitti. Quindi, come funziona? Ci sono appunto le persone appunto benestanti, ma comunque che hanno una certa consapevolezza sociale nei paesi occidentali. L'offerta è la possibilità di essere messi in contatto direttamente con delle persone povere ai quali tu puoi dare un contributo per potersi affrancare dalla povertà. Come entrare in contatto? Attraverso la piattaforma. Se voi andate c'è il dona, tra l'altro su taglie molto piccole, di solito $25. L'altro segmento qual è? Gli imprenditori poveri ma che hanno
un'idea o comunque hanno la possibilità, hanno delle competenze per poter avviare una microattività imprenditoriale con la quale generare reddito, quindi artigianale, agricola, quello che è, e che quindi cosa ricevono? Ricevono un prestito che tra l'altro non ha un... loro devono ripagare attraverso un'entità locale di microfinanza. Quindi diciamo che il donatore lo fa non direttamente ma attraverso un'istituzione di microfinanza, quindi gli interessi pagati dall'imprenditore non vanno direttamente al donatore che sostanzialmente ha stanziato $25 che reinveste in maniera rotativa, ma vanno a pagare l'attività di intermediazione della società di microfinanza. La cosa interessante è che non è un business transazionale. La prima cosa che verrebbe in mente è una piattaforma che mette in contatto, fa in modo che ci sia in qualche modo un'intermediazione di somme di denaro. La prima cosa che pensi è una bella piattaforma transazionale, applichi una fee, fai profitti e li reinvesti. Per non aggravare e non aumentare i costi di transazione, soprattutto su degli importi molto piccoli, considerate che anche solo un 5%, che se ti va bene è la cosa minima a cui poter, è la fee minima a cui poter pensare, solo di costo di gestione della transazione, quindi da dare ad un operatore come MangoPay, come PayPal, come questi soggetti che sono appunto dei gateway di pagamento, su $25 avrebbe avuto un peso molto rilevante. Quindi rinuncia a questo modello di business, ma cosa fa? Vive grazie ad una rete di volontari che si interfaccia con i partner territoriali che sono le istituzioni di microfinanza e che consente quindi di fare monitoraggio e screening delle istituzioni di microfinanza, selezionando solo quelle che hanno una politica, ad esempio, di tassi di interesse che viene ritenuta fair, che operano su determinati territori in maniera stabile e hanno una reputazione, e quindi è più sulla parte di screening che si gioca il lavoro tanto dei volontari, piuttosto che sulla parte poi di affiancamento vero e proprio degli imprenditori, che comunque è anche un'altra parte del loro lavoro. Quindi quello che devono fare, le attività critiche per sostenere questo modello, qual è? Lo screening delle istituzioni di microfinanza, del risk management, perché comunque si sta prendendo un'esposizione finanziaria, si tratta comunque di un business legato al credito, gestire la piattaforma e fare in modo che la piattaforma sia performante e operi. Quindi qua vediamo appunto quelli che sono i partner, un soggetto che possa gestire il back-end delle transazioni finanziarie online e le istituzioni di microfinanza che sono appunto i partner mediante i quali operano e mediante i quali riescono appunto ad entrare anche in contatto con gli operatori, con gli imprenditori. Quindi questo a dire che per diventare un progetto in grado di impattare sulla vita delle persone e di stare in piedi, anzi generando anche alla fine dell'anno della marginalità, loro riescono a farlo con un modello basato sulle donazioni. Cioè con un modello che, rivolgendosi a degli investitori sostanzialmente impact first, questi investitori riconoscono il valore dell'attività che viene generata, un valore che non è nei servizi di cui io beneficio, perché io persona del mondo occidentale che decido di donare i miei $25 in maniera ripetitiva, non sto acquistando un prodotto o un servizio di cui fruisco direttamente, se non quello di essere consapevole e di avere la consapevolezza di star dando una mano nel cambiare la vita di una persona dall'altra parte del mondo. Quindi questa è la cosa veramente tipica che succede nelle organizzazioni e nelle imprese che hanno degli impatti sociali, cioè loro hanno un impatto diretto e hanno quindi un servizio ben identificabile, cioè l'imprenditore il microimprenditore che riceve il credito intuisce immediatamente qual è il tipo di servizio di cui sta beneficiando, ma si genera una serie di esternalità positive sul sistema che qualcuno riconosce e valorizza, in questo caso appunto le persone del mondo occidentale che accettano appunto di entrare nel sistema e che sono poi il catalizzatore anche di quelle donazioni che consentono alla piattaforma di tenersi e anzi di poter sopravvivere. Scusa, non ho capito bene, già allora era un mio dubbio, come si mantiene, cioè nel senso tu hai detto ora che sulle donazioni non ci sono delle fees, no? Per chi no, sono donazioni, un conto sono i €25 che io decido di prestare, $25 che decido di prestare, immettere nel sistema per alimentare
il sistema del credito ai microimprenditori. E questo è un canale. Poi sulla piattaforma c'è un altro bottone di sostieni chi va. E si mantengono solo con questo. Esatto. Tu hai, tu, io decido di allocare un budget del, del, del mio, de, delle mie dotazioni finanziarie, che possono X $25 o un multiplo di $25, per alimentare sostanzialmente il fondo rotativo che poi metto a disposizione degli attori territoriali per erogare concretamente il credito. E dall'altro lato decido, in virtù del valore sociale di cui io mi sento partecipe e che Kiva catalizza, aumenta e amplifica, di sostenere Kiva in quanto piattaforma e quindi di fare una donazione di quelle più tradizionali. Più o meno sai le donazioni a quanto sono arrivate, almeno l'anno scorso? Oppure, cioè... No, la cifra non la so, ma so che sostanzialmente chiunque ha prestato su, su Kiva ha anche poi sostenuto Kiva come piattaforma. Questo è un caso molto, è un caso molto, molto, molto particolare, perché, perché è molto rappresentativo della, di quanto in realtà sulla parte del valore un'impresa sociale abbia la possibilità di monetizzare quelle esternalità positive che genera per la sua stessa attività. Cioè il fatto di avere quindi una proposta di valore che su duplice, che viaggia su due binari per il target del, diciamo, della, del, del consumatore, di chi decide di prestare sulla piattaforma. Perché da un lato decide di mettere appunto una parte delle sue ricchezze a disposizione del credito a supporto di attività di microimpresa. In virtù di questa attività decide anche di sostenere quella piattaforma senza la quale non potrebbe beneficiare, lui non potrebbe entrare in relazione con il beneficiario finale. Quindi sostanzialmente vediamo la differenza tra customer e beneficiari. E quindi abbiamo la possibilità di riuscire a, a distinguere nella nostra operatività, ad esempio, qual è il segmento che monetizziamo e qual è il segmento che non monetizziamo. Questo è un caso veramente tipico di qualunque organizzazione che lavora ad esempio con, una, con, delle, con un bacino di classi svantaggiate, ad esempio, che accedono ai servizi in maniera gratuita, ma per i quali c'è un altro soggetto che paga. Questo soggetto può essere o un'istituzione pubblica, che quindi decidi di sostenere, oppure tu partecipi a un bando, ma può anche essere un soggetto che riconosce la meritorietà dell'attività caratteristica, cioè quello di lavorare con le classi svantaggiate, e decide appunto di riconoscerti quel valore sotto forma di una tessera associativa annuale, una donazione libera, plurime donazioni, perché quello che si è visto con Kiva è che in realtà le persone donano anche in maniera seriale, cioè ci sono i donatori seriali, cioè quelli che diciamo sarebbero sostanzialmente gli ambasciatori di Kiva, cioè quelle persone che riconoscono la meritorietà dell'operato di Kiva e decidono di sostenerlo continuamente. Quindi pur non avendo un modello, ad esempio freemium, piuttosto che un modello transazionale, riesce comunque a monetizzare il valore sociale che crea in altro modo e in maniera continuativa. Quindi questo a dire, esistono varie versioni, soprattutto relegate al mondo del sociale, del business model canvas, questa è un'altra che è stata elaborata e che permette di identificare immediatamente la distinzione tra beneficiari e clienti, quindi e clienti, cioè quelli che sostanzialmente contribuiscono alla copertura, pagano per i servizi che vengono loro offerti, distinguere la proposta di valore in termini appunto di proposta di valore sociale, quindi di impatto, quindi ci tiriamo dietro alcune delle considerazioni che abbiamo fatto sullo SROI, in questo modo riusciamo a ribaltare anche qua dentro, e infine anche su come viene gestito, qual è il modello di gestione. Perché? Perché tu hai revenue, cost structure, hai un surplus, e lì c'è scritto come investi i profitti, la marginalità che fai, e chi va ad esempio, come investe questa marginalità, la investe nuovamente nello sviluppo ulteriore del business. Quindi spingendo sul marketing nei paesi occidentali per arrivare ad un bacino di persone, di potenziali donatori e prestatori crescente, e quindi aumentando la capacità di Kiva di raccogliere risorse da destinare poi alle istituzioni di microfinanza che a loro volta le mettono nel sistema dell'economia reale nei paesi in via di sviluppo. Quindi questo è un modello che mi piace perché tiene dentro le due anime di cui abbiamo parlato oggi. Cioè avere un modello che comunque consenta in maniera regolare di avere uno stream di ricavi, avere un impatto sociale ben chiaro, quindi beneficiari e proposta di valore sociale,
e un'idea anche di qual è il modello democratico o comunque sociale di gestione dell'azienda. Cioè il fatto che il surplus che viene generato non è destinato a rimpinguare le casse di chissà quale holding di partecipazione, ma è destinato a essere investito in alcune attività sociali ben specifiche. Quindi ad esempio questo è anche il caso di alcune B corporation, cioè che fanno business in alcuni settori ma che decidono, e lo fanno secondo certe regole di buona gestione, di governance, sulla quale non entriamo nel merito oggi, ma che decidono di destinare una parte del loro surplus per ad esempio destinarle a sostenere attività meritorie sul proprio territorio di radicamento, che possono essere attività culturali, che possono essere fondazioni di erogazione, che possono essere assumere n fattispecie mediante le quali si sostiene delle iniziative in linea con la proposta sociale che quell'organizzazione ha. Quindi questo è un modello che mi piace perché parte dal canvas ma fa una serie di ragionamenti strutturali su come le peculiarità di un'impresa sociale, di un'organizzazione o di un'impresa a finalità sociale vanno ad impattare sulla serie di ragionamenti logici che si fa per mettere in piedi un modello di business sostenibile ma che parli col modello di impatto che caratterizza quell'organizzazione. Quindi sostanzialmente in questo modo si cerca di venir meno al fatto che nel modello tradizionale, cioè Kiva ha cercato di trovare una soluzione al fatto che nel modello tradizionale quello che succede sostanzialmente è che si mette in contatto una società, qualcuno che è un donatore oppure è un ente che sovvenziona sotto forma di grant un programma, un'organizzazione, e questo grant viene poi utilizzato per beneficiare una fascia d'utenza in particolare. Quello che succede è che molto spesso si è troppo focalizzati sul donatore per la rendicontazione, per andare a fare fundraising, per intessere relazioni, e si ha veramente poco tempo per parlare col recipient. Quindi Kiva ha trovato un modo, un modello per provare ad evitare questo cortocircuito che, se ci pensate, è veramente una controindicazione ed è veramente un paradosso di chi mette su un'organizzazione per guardare, rivolgersi ad un target preciso, cioè voglio lavorare con i disoccupati, per me sono loro la cosa più importante, ma poi per trovare un modello di sostenibilità è costretto in realtà a girarsi dall'altra parte per la maggior parte del suo tempo, per cercare di trovare un modo per trovare un equilibrio economico. In questo modo si è cercato di tenere coniugate le due cose. E come sia possibile in realtà trovare nel social business, nei modelli di business che siano endogenamente sostenibili, ce lo facciamo raccontare da chi lo ha fatto in prima persona. Sì. Vogliamo provare a mettere i sottotitoli o... Cosa? Da YouTube. Cioè, questo è quello scaricato, però se vuoi ce l'ho anche su YouTube. Vuoi venire a darmi una mano che... No, è un TED Talks. Poi, che oramai non sono più abituato a metterli. Qualcuno lo conosce? Cosa? Questo nome gli dice qualcosa? IQBALQUADIR. Eccolo lì. Lui.
questa. No, dura un po' di più. Se volete fare 5 minuti poi dopo il video, oppure tiriamo dritti e proviamo a finire per le SMS.